Molto spesso, quando proviamo vissuti ed emozioni sgradevoli, il nostro primo istinto è quello di sbarazzarcene il prima possibile. E questo è anche naturale, tutti noi cerchiamo di non rimanere in contatto, di evitare, le cose che, ci causano dolore. Eppure può capitare che la lotta contro questi vissuti prenda il sopravvento e domini la nostra vita, sottraendoci un sacco di tempo e di energie. Per esempio, una persona che è stata ferita all'interno di relazioni importanti potrebbe utilizzare tutte le sue energie per cercare di mantenere un distacco dalle persone che gli stanno intorno, anche da quelle più care, cercando di non affezionarsi. Tutto questo però preclude anche la possibilità di accedere a sentimenti positivi, di amore, di affetto e quindi limita inevitabilmente la sua vita, aggiungendo sofferenza. Un primo passo quindi in terapia è proprio quello di fare spazio a queste emozioni e chiederci che cosa ci stanno comunicando in quel momento. Proprio per questo motivo, nei prossimi video andremo ad analizzare quello che è il significato e quali informazioni preziose possono portarci proprio quelle emozioni che normalmente additiamo come negative, che vediamo come dei nemici.